One day, baby, we'll be old. Well, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. Stasera parliamo di un tema come quello della povertà. A Torino ci sono circa 100.000 poveri che non si vedono molto e che si prendono un po' scarsamente in considerazione. Quindi uno dei beni comuni da valorizzare sarebbe quello di una buona informazione per far emergere il problema e perché la classe politica, la classe dirigente prendano coscienza di questa cosa e non continuino a rimuoverlo come invece hanno fatto per tanti anni aspettando un nuovo miracolo che al momento non si vede. C'è stato un referendum sull'acqua, sui servizi pubblici, ma credo che anche il lavoro sia oggi sotto attacco. Molti pensano che sia una merce e non invece un bene comune che appartiene a tutti e che quindi deve essere tutelato, le persone devono avere dei diritti. Insomma, io penso che su questa contraddizione c'è anche un po' la provocazione della discussione di oggi, dove chiamiamo anche la responsabilità alle forze locali. Il nostro territorio è un territorio che paga più di altri la crisi, lo paga industrialmente, lo paga socialmente, lo paga culturalmente e purtroppo lo paga pesantemente economicamente. La pagano i giovani e la pagano gli anziani e questo è un territorio che ha un rapporto fra giovani e anziani particolarmente squilibrato. Credo che dovremmo ascoltarla di più questa città, capire cosa sta succedendo, provare a raccontarne le storie. Spero che possano emergere delle proposte e anche delle nuove relazioni che ci aiutino a risolvere i problemi che abbiamo e che potremo risolvere soltanto uno con una forte consapevolezza, due con una forte partecipazione. One day, baby, we'll be old. Well, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.